Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Imola per il Minardi History Day. Andiamo a vedere un po' di macchine serie, benzina, quella giusta e motori soprattutto giusti. Che iniziamo bene. Mamma mia, hanno acceso qualcos'altro, andiamo a vedere. Oggi mi sa che c'è l'imbarazzo della scelta. Comunque, a parte i box principali, poi c'è tutto il paddock dietro che è bellissimo, ci sono tantissime auto, quelle che fanno i track day, quelle che girano storiche, mica storiche, c'è un po' di tutto e merita veramente tanto. Infatti da girare è bello, bello grosso. Che questa auto è l'unica al mondo, hanno fatto un solo esemplare, ce l'ha lui, è ancora il 3200 con il motore biturbo 370 cavalli, ancora della Maserati, l'ultimo motore fatto dalla Maserati. Qua siamo sotto al famoso tunnel che passa sotto il rettilineo principale. Andiamo verso le acque minerali e da lì c'è una bella vista sulla curva delle acque minerali. Vediamo passare qualche macchina, intanto facciamo la pausa pranzo. Beh, che dire, giornata bella, evento stupendo, e macchine che veramente sono introvabili.
o comunque non si possono vedere, soprattutto accese a girare da nessun'altra parte, credo che queste macchine vengano tirate fuori quasi esclusivamente a girare qua al Minardi Day. Si respira proprio la passione per i motori di una volta, i veri motori. Tutti sono super disponibili a raccontarti, no, della loro macchina, di cosa ha fatto, della sua storia, del suo motore, e quindi sono tutti super disponibili, ti fanno avvicinare, entrare nei paddock, proprio non c'è nessun problema, dentro nei box addirittura, anche se li sei in mezzo ai coglioni, però loro vogliono che te sei lì, che sei lì vicino e che fai andare avanti questo, questa passione, no? Soprattutto ragazzi giovani. Quindi niente, ci salutiamo, alla prossima avventura, spero che vi siate divertiti a guardare questo video come tutti gli altri, spero che di avervi portato un po' con me dentro questa esperienza. Alla prossima!